Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento relativo ai webinar del catalogo delle esperienze OT11 OT2. Questo è il nono appuntamento di webinar iniziati lo scorso luglio del 2019 con l'obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche italiane quelle che sono le esperienze che sono in corso di realizzazione nel corso della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei. In particolare, questo webinar sarà incentrato sui sistemi informativi e i servizi digitali per l'edilizia. Per cominciare, vi introduco al webinar dandovi alcune informazioni di dettaglio rispetto al catalogo delle esperienze OT11 OT2. Il catalogo è un unico punto di accesso dove possono essere in qualche modo esposte le esperienze di tutte le pubbliche amministrazioni che stanno realizzando progetti nell'ambito dei propri programmi operativi nazionali per quanto riguarda appunto le amministrazioni centrali e programmi operativi regionali per quanto riguarda le amministrazioni regionali e per quanto riguarda gli obiettivi tematici 11, quindi quelle di potenziamento della capacità istituzionale e OT2 e quindi relativi alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. In questo catalogo quindi possono essere candidabili esperienze progettuali relativi a questi due obiettivi tematici, ma non solo, notizie, news sulle schede pubblicate e possibilità anche di trasferimento, così come in questo caso il webinar che stiamo realizzando, in maniera tale da poter essere appunto informati delle soluzioni non soltanto tecnologiche ma anche organizzative che le pubbliche amministrazioni italiane stanno appunto realizzando in questo momento. Attività di coaching e attività anche laboratoriali, così come vi dirò fra poco in seguito. Il catalogo quindi è uno strumento sicuramente di capacity building e trasferimento di esperienze perché prima di tutto fornisce una conoscenza orientata al trasferimento. Ecco, l'obiettivo principale di questa attività del catalogo è quella di permettere il trasferimento di competenze e di conoscenze e la possibilità di poter utilizzare le soluzioni già appunto sviluppate da altre amministrazioni attraverso il contatto diretto che il catalogo fornisce, come appunto, come dicevo in precedenza, unico strumento di ricerca di appunto esperienze progettuali. Il catalogo non è soltanto un repository semplice, ma anche diciamo, il contenitore dove poter trovare anche soluzioni a criticità che le pubbliche amministrazioni hanno trovato o stanno trovando nel momento in cui appunto sviluppano soluzioni tecnologiche e organizzative. Si possono trovare anche chiaramente dei materiali, della documentazione tecnica e organizzativa che possano supportare le amministrazioni che in qualche modo siano interessate a riutilizzare queste soluzioni. Anche appunto in maniera tale che possano essere in grado di poterle utilizzare nel proprio contesto. C'è anche appunto la possibilità di facilitare il contatto con coloro, i beneficiari stessi delle esperienze progettuali tramite appunto contatti diretti e come dicevo, webinar tematici e laboratori di scambio. Attualmente vi sono 84 esperienze sul catalogo. Potete trovare il link nella chat che vedete appunto nella vostra dashboard. Di queste 84, 72 sono già pubblicate e altre sono in fase di completamento o in fase di compilazione.
il caricamento, la pubblicazione di queste esperienze sono chiaramente volontarie, non c'è chiaramente un obbligo per quanto riguarda le amministrazioni di potersi candidare, ma la candidatura chiaramente è molto richiesta appunto per la possibilità di poter condividere soluzioni tecnologiche e organizzative. Soprattutto in questa fase di programmazione che volge verso appunto la fase conclusiva, parlo della fase di programmazione 14-20. Come vedete, sono anche presenti, diciamo in misura pressoché similare, soluzioni dell'obiettivo tematico 11 e dell'obiettivo tematico 2, alcune, anche se in minima parte, soluzioni di entrambi gli obiettivi tematici. Non è, diciamo, raro trovare esperienze progettuali, che in qualche modo realizzino attività di tipo tecnologico, e attività, invece di tipo prettamente organizzativo a supporto l'un dell'altro ambito, perché chiaramente, il catalogo delle esperienze prende spunto dalla necessità per la pubblica amministrazione italiana di dotarsi di tecnologia e competenze che possano supportare l'utilizzo della tecnologia. Cosa abbiamo fatto fino adesso e in qualche modo cosa ci proponiamo di fare? Abbiamo svolto 8 webinar tematici, compreso, come vedete, quello attuale, quello che stiamo appunto svolgendo oggi, sull'edilizia. Ve ne sono stati altri, questi altri sono a vostra disposizione sempre sul portale del catalogo delle esperienze OT11 OT2 tramite i materiali e i video che potete eventualmente ritrovare. Mi piace sottolineare che questo webinar in svolgimento oggi è il quinto e ultimo dedicato sostanzialmente alle realizzazioni progettuali dei comuni capoluogo delle città metropolitane che sono coinvolte nel programma operativo nazionale sulle città metropolitane. È un programma esistente solo in Italia nell'ambito europeo e ha appunto l'obiettivo di valorizzare le esperienze che i comuni stanno appunto realizzando nell'ambito dell'agenda digitale, nell'ambito dell'inclusione sociale, nell'ambito delle smart cities. Oggi quindi ascolteremo 3 delle esperienze che alcuni comuni stanno portando avanti sui servizi digitali per l'edilizia. Sono stati svolti 2 laboratori di scambio in presenza su 2 tematiche molto importanti riguardanti l'agenda digitale, quindi l'OT2, una per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione e l'utilizzo degli open data e l'altro riguardante un'altra tematica molto importante che è il riuso delle soluzioni software dettate dagli articoli 868 e 69 del codice dell'amministrazione digitale. E questa è la schermata che trovate sul sito per poter aderire al catalogo e per candidarsi è molto semplice, si può richiedere appunto, diciamo, l'accesso tramite delle credenziali che vengono fornite via mail e entrando quindi nella piattaforma con le credenziali sarà possibile poi per ciascuno inserire i contenuti per compilare la scheda progettuale. Io ho terminato, lascio quindi la parola alle 2 relatrici che in qualche modo supporteranno il webinar fornendo quindi alcuni spunti di interesse, ma presentando innanzitutto l'esperienza del Piemonte. Sono le colleghe Raffaella Pasotto e Silvana Grippa del CSI Piemonte, a cui do Grazie. la parola. Grazie. Grazie a tutti. Io sono Silvana Griffa e sono qui con la collega Raffaella Pasotto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Noi siamo 2 architetti che si occupano di un progetto specifico che è appunto il MUDE Piemonte e vi racconteremo brevemente quello che è stato fatto principalmente in Piemonte, ma anche una esperienza di riuso che abbiamo già in corso. Inizierò io e poi passerò la parola alla collega. Senza perdere troppo tempo,
qualche parola sull'avvio del progetto, come è nato, anche scorrendo, abbiamo provato a sintetizzare, scorrendo brevemente potete vedere che è un progetto che è nato già parecchi anni fa ed è nato all'inizio su iniziativa del Comune di Torino, che nell'ambito sempre di un progetto nazionale, il progetto Elida, aveva avviato la riflessione, diciamo così, qui noi abbiamo parlato di idea, sul modello unico digitale dell'edilizia, sulla scia di quella che era stata, insomma, la legge del 2006, la legge 8, che introduceva il tema della semplificazione in materia edilizia. Senza voler ripercorrere tutti i passaggi per non perdere troppo tempo e entrare poi nel merito, comunque da progetto del Comune di Torino, nel 2010 è diventato un progetto condiviso e sostenuto anche da Regione Piemonte, che nell'ambito della sussidiarietà ha voluto proprio sviluppare, realizzare una soluzione che potesse essere messa a disposizione dei comuni del Piemonte e poi vedremo per come si è evoluta la storia, non solo comuni del Piemonte, per la presentazione delle pratiche edilizie. E vedremo attraverso una serie di passaggi come si è evoluta la storia. Intanto la Regione ha fatto anche un ulteriore passo, che è stato quello di adottare quello che noi comunemente chiamiamo il regolamento MUDE, che è il regolamento 8R. In rete potete trovare i riferimenti e andare a leggerlo. Qui abbiamo voluto però sintetizzare già alcuni aspetti. Cosa fa questo regolamento? Intanto, come vi dicevo, noi lo chiamiamo regolamento MUDE, in realtà è il regolamento per la trasmissione digitale, delle pratiche edilizie e quindi stabilisce quali sono, diciamo così, le regole, le caratteristiche che devono avere i sistemi attraverso i quali i comuni devono accettare, devono raccogliere le istanze edilizie presentate dai professionisti. Quindi vengono definite una serie di condizioni e negli allegati ci sono anche una serie di indicazioni prettamente tecniche che vanno a stabilire quali sono le codifiche, quali tracciati attraverso i quali parlare in ambito regionale, proprio perché il fine qual è? È quello di raggiungere l'interoperabilità fra i vari sistemi. In questo contesto viene anche definito, un obiettivo ulteriore che è quello di arrivare attraverso l'adozione appunto di sistemi condivisi alla realizzazione, alla promozione, ma prima ancora alla realizzazione dell'anagrafe regionale degli immobili. In questo contesto poi, che è quindi un contesto molto, molto più ampio, Regione mette poi anche a disposizione dei comuni il MUDE vero e proprio, il sistema che fra un poco vedrete proprio come contenuti, che cosa fa e che cosa abbiamo ad oggi realizzato. Gli obiettivi sono quelli, credo siano condivisi anche dagli altri colleghi che parleranno dopo di me. Abbiamo provato a riassumerli in quattro macrogruppi: uniformità, dematerializzazione, semplificazione e interazione con altri sistemi. L'uniformità è sia uniformità di modulistica, va da sé che nel frattempo rispetto a quando siamo partiti col MUDE ci sono stati degli ulteriori evoluzioni a livello normativo e quindi oggi c'è una modulistica definita per l'edilizia, parlo, definita a livello nazionale e quindi il MUDE ha, diciamo così, adottato la modulistica nazionale con le precisazioni e le particolarizzazioni che è consentito di effettuare a livello regionale e quindi il MUDE rappresenta anche il canale attraverso il quale Regione rende disponibili i modelli unificati da utilizzare in tutto il contesto regionale. Uniformità anche a livello poi di procedimenti e sempre più, nel frattempo c'è stata anche l'adozione del glossario. Sempre più si va verso l'omogeneizzazione anche per quello che riguarda i titoli da utilizzare in relazione alle opere da effettuare. Dematerializzazione, ovviamente la dematerializzazione delle istanze, quindi si va verso il fascicolo digitale. Semplificazione, perché la modulistica viene semplificata e si realizza la circolarità delle informazioni. E non ultimo, lo dicevo prima parlando del regolamento, l'interazione con gli altri sistemi, sia per quel che riguarda i sistemi informativi comunali, e Raffaella spiegherà che cosa intendiamo, sia per quello che riguarda la condivisione delle informazioni, dei dati che sono necessari per la presentazione delle pratiche edilizie,
con riferimento soprattutto alla cartografia. Regione Piemonte mette a disposizione la base dati territoriale di riferimento per gli enti, la BD3, i dati catastali attraverso il progetto SIGMATER, nonché la toponomastica. A questo punto possiamo entrare più nel, diciamo così, nel merito proprio del sistema e di che cosa fa, e lascio la parola alla mia collega Raffaella. Sì. Buongiorno a tutti, ci siamo già presentate, quindi io vado, proseguo nel merito di quello che noi ormai chiamiamo il sistema Lude Piemonte, perché non, ci teniamo a sottolineare che non si tratta solo di uno strumento, di una piattaforma che consente ai professionisti di inoltrare le pratiche dematerializzate agli uffici tecnici comunali, ma dietro questo sistema c'è proprio un gruppo di lavoro e un insieme di soggetti che si confrontano proprio in materia edilizia, che si confrontano ovviamente anche a livello nazionale, come abbiamo sottolineato anche in questa slide, per richiamare tutto il lavoro che viene fatto nei vari tavoli, a cui ovviamente il Lude partecipa, i rappresentanti regionali e i rappresentanti del tavolo Lude partecipano, per allinearsi a quanto viene ovviamente disposto a livello nazionale e declinarlo poi nella modulistica regionale. È già stato accennato da Silvana il discorso, l'importanza appunto dell'uniformità, che i professionisti stessi tra l'altro chiedono di poter avere delle certezze e sapere che per un determinato tipo di intervento, sia che io lo presento in un comune della provincia di Cuneo, sia della provincia di Verbania, non mi possono chiedere una pratica edilizia differente, ma avrò di fronte sempre lo stesso titolo edilizio, quindi lo stesso modello, strutturato con omogeneità di informazioni, e quindi sicuramente un'agevolazione in primis verso i professionisti che sono i primi attori del procedimento edilizio. Lato comune, loro ricevono le istanze, e anche qui c'è un confronto proprio a livello del tavolo, che poi vedremo, per uniformare anche le esigenze dei vari comuni e quindi indirizzarli, incanalarli verso una metodologia e delle richieste, insomma, simili per quanto possibile. Uniformità, dicevamo, quindi della modulistica, dei procedimenti l'abbiamo già detto, tutto il lavoro delle opere interventi, appunto, come ho già sottolineato, stessi titoli per stessi interventi edilizi. Poi è stato fatto anche un grande lavoro poi raccolto il regolamento regionale per i lavori in copertura, quindi le linee vita. Questo è il valore aggiunto appunto del sistema, perché grandi lavori di analisi e di raccolta dei requisiti e di esplicitazione di questi requisiti nei modelli vengono poi messi a disposizione appunto di tutti i comuni attraverso la modulistica. Interazioni con altri settori della regione, visto che stavamo parlando dell'interscambio delle informazioni, ovviamente tutto il discorso della paesaggistica, quindi il settore paesaggistico, la sismica, che purtroppo è un altro, insomma, argomento su cui ci si deve confrontare. E poi, insomma, l'ultima novità che abbiamo introdotto nel nostro sistema è la notifica preliminare cantiere, che è proprio notizia di questi giorni, e che abbiamo rilasciata nel sistema, e poi in regione ha appunto stilato un regolamento attraverso una DGR in cui si specifica le modalità di utilizzo di questo modello. Il tavolo tecnico a cui ho fatto riferimento, il grande valore, diciamo, di questo tavolo, è che sin da subito ha comunque coinvolto tutta una serie di attori, non solo lato pubblica amministrazione, ma appunto vediamo citati tutti gli ordini, che, come dicevo prima, i professionisti sono il primo attore del nostro iter, e quindi sono stati coinvolti da subito l'ordine appunto degli architetti, degli ingegneri, dei geometri della provincia di Torino, del collegio dei geometri di Cuneo, l'ANCI, che ovviamente è stato un grande apporto appunto da parte del comune, che è l'altro attore che riceve e deve approvare la pratica, e poi i rappresentanti dei comuni aderenti. Infatti tutti i nostri comuni
aderenti vengono poi invitati a partecipare a questo tavolo per portare ciascuno le proprie esigenze. Abbiamo a disposizione il nostro sito, dove trovate l'indicazione nella slide, e il sito è sia un punto informativo per l'edilizia in generale nel Piemonte, dove appunto si trovano tutti i modelli anche consultabili, le questioni discusse nel tavolo nudo di cui sopra, i verbali vengono sempre pubblicati, ma soprattutto è proprio il punto di accesso al sistema, quindi c'è tutta una parte dedicata ai professionisti e dove accedono alla loro scrivania, trovano i modelli e le istanze che possono presentare ai comuni aderenti e c'è anche l'accesso invece al back office dei comuni, sempre tutto dal sito. Sul sito inoltre si trovano sempre tutte le informazioni e i comunicati sia a livello di servizio, comunicazioni di servizio, sia proprio a livello normativo, regionale e nazionale. Quindi il nostro punto, come vi dicevo, è il punto di riferimento. Qua l'immagine è piccola, ma andando sul sito potete navigare e vedere come è strutturato. Allora, le componenti, abbiamo detto che c'è un front office dedicato al professionista e il back office dedicato alla pubblica amministrazione. Si accede attraverso certificato digitale o SPID professionista che accede trova un elenco di tutti i comuni aderenti suddivisi appunto per province. Ovviamente ci sono le province della regione, poi come vedremo con la collega ci sono anche inserite le province delle altre regioni che utilizzano il MUDE in ambito della ricostruzione del terremoto. Il sistema, dicevo, mette a disposizione tutti i modelli. I modelli per le istanze edilizie principali, che vedremo poi nella slide successiva, e comunque viene organizzato, il professionista si organizza il proprio fascicolo digitale, crea un intervento edilizio georiferendolo e poi all'interno del suo fascicolo traccia tutto il ciclo dell'intervento edilizio, quindi dalla prima istanza che presenta sino alla, nel caso sia dovuta, alla richiesta, alla presentazione della certificazione di agibilità. Scorrerei veloce perché il tempo vedo che sta scorrendo, l'elenco dei modelli li potete trovare, ma sono praticamente tutti i titoli edilizi con anche le istanze per lo svolgimento, quindi nel caso di un permesso di costruire c'è l'inizio lavori, la fine lavori, eccetera. Adesso io, come vi avevamo accennato, MUDE è stato anche, diciamo, declinato per l'emergenza terremoto su due realtà di cui passo di nuovo la parola a Sì, Silvana, ma così vi fai dice due scorrere anche se non parole. mi vede. Anche se noi qua dobbiamo mantenere il metro, ma come vedete il metro è difficile. Comunque, Vuoi provarmi? sì, alterniamo un po' così. Allora, mi sentite? Si sente bene, spero. Dicevamo molto brevemente perché appunto il tempo è un po' tiranno, il MUDE è nato per la regione Piemonte, però quando purtroppo si sono verificati gli eventi sismici, il primo quello dell'Emilia-Romagna, si sono verificate una serie di situazioni per cui il MUDE è stato identificato in quel caso dall'amministrazione dell'Emilia-Romagna, dal commissario straordinario, in seguito a una serie di incontri e contatti con la regione Piemonte, come lo strumento che poteva permettergli di gestire molto in fretta. Nella slide successiva ci sono i tempi che io non ricordo, ma li abbiamo messi in evidenza. Ha permesso di gestire molto in fretta il momento dalla richiesta, dal primo contatto, a quando in effetti il MUDE, nel caso del terremoto Emilia-Romagna, è diventato operativo e ha permesso di gestire la ricostruzione. Abbiamo due slide, ma adesso direi che posso parlarvi in generale, poi tanto le slide credo saranno messe a disposizione con tutte le tempistiche. Il concetto che è stato utilizzato per gestire tutte le richieste di contributi per la ricostruzione in Emilia-Romagna solo come si dice, per l'edilizia residenziale. Nelle quattro regioni del terremoto Centro Italia, in cui poi abbiamo replicato l'esperienza, anche per le attività produttive. E quindi il MUDE viene utilizzato in modalità ASP,
anche in quei contesti l'Emilia Romagna, ormai alla fine il Centro Italia purtroppo ancora nel pieno dell'attività per gestire le richieste di contributo e poi la successiva gestione dei SAL, perché era uno strumento pronto che si è dimostrato molto efficace per variare il tipo di modulistiche da aggiungere a quelle che erano già le caratteristiche dei modelli del Piemonte per quanto riguarda la gestione dei soggetti piuttosto che le informazioni di tipo edilizio, anche tutta la parte economico-contributiva che serviva nel caso del terremoto. Detto questo, abbiamo solo più qualche informazione rispetto agli attuali numeri di utilizzo, lascerei la parola a I numeri Raffaella. parlano da soli, quindi direi che abbiamo appunto evidenziato le utenze diverse nelle varie regioni. I professionisti attualmente accreditati sono oltre 21.000 e le pratiche gestite dal sistema complessivamente, quindi le edilizie e le richieste di contributi di ricostruzione, 478.000, i dati sono aggiornati a fine dell'anno scorso, comuni che utilizzano il sistema 647 e quindi insomma cominciamo ad essere una comunità abbastanza direi significativa. Non ho potuto descrivervi diciamo nel dettaglio come funziona il sistema, però visto che avevo lasciato un po' appeso il discorso professionista, presenta l'istanza, lato comune la riceve, l'accetta, la protocolla e al professionista gli torna indietro la ricevuta di presentazione istanza, che è quella che fa fede appunto per l'avvenuta presentazione. Come aveva accennato Silvana, il modello è composto da allegati e quindi questa modulistica controllata nella compilazione fa sì che sia lato professionista che lato comune ci sia la garanzia della coerente consistenza dell'istanza e quindi diciamo il valore aggiunto perché consente al professionista che deve asseverare tutta una serie di questioni che ben sappiamo, di sapere che lo sta asseverando in base alle ultime norme, sta allegando le cose corrette, il comune che quindi riceve delle pratiche diciamo che sono corrette e con un'istruttoria già almeno documentale già fatta. Questi concetti sono stati comunque inseriti in quest'ultima slide dove ci sono appunto anche indicate quelle che sono le nostre evoluzioni previste future. Ovviamente ci sono ancora tanto lavoro da fare, verrà sviluppato e voluto sia la componente del front office che quella del back office per integrare a vari altri insomma sistemi in uso, quindi la gestione dei pagamenti elettronici. Diciamo che è un mondo, è una comunità, diciamo, è un sistema in continua evoluzione. Le opportunità sulla realizzazione dell'ARI, l'aveva già detto Silvana, si sta lavorando anche sulla creazione, si tiene d'occhio, insomma, quell'opportunità che è la creazione del fascicolo del fabbricato e poi tutte le attività in capo più a regioni, quindi sul monitoraggio delle trasformazioni territoriali, statistica, programmazione, ogni ente insomma in base alle proprie competenze per raggiungere poi nei punti di attenzione quelli che sono gli obiettivi di sfida, diciamo, sicuramente l'unificazione del procedimento edilizio catastale, che era quello che aveva un po' da cui era partita anche il legislatore, dovrebbe essere poi un obiettivo che a tendere si dovrebbe raggiungere con questa dematerializzazione. Io adesso passerei la parola, anche per non togliere troppo tempo agli altri relatori, alle esperienze dei comuni. Quindi passerei, se c'è l'ingegner Nicola Cortone, che ci parla dell'esperienza del comune di Bari, e così poi vedremo di confrontarci e metterci insomma a confronto tutte le nostre esperienze che tendono, penso, tutto a un unico obiettivo. Ingegnere, Sì, posso far parlare la d'accordo. Salve, parola? buongiorno a tutti. Buongiorno Sì, perfetto. Allora, a dopo. a tutti. Salve, Arrivederci. buongiorno a tutti. Allora, io sono l'ingegnere Nicola Cortone e sono il referente del Comune di Bari per la creazione del portale SUE telematico della ripartizione urbanistica edilizia privata. Io sono, diciamo, un funzionario del Comune di Bari e dal 2014-2017 sono stato responsabile dei permessi di costruire qui a Bari.
Poi nel 2018 sono stato responsabile invece delle scia e dei condoni e dal 2019 sono il responsabile del controllo del territorio abusivismo edilizio all'interno sempre del comune di Bari. Allora, vi racconto diciamo, la nostra esperienza che ha portato diciamo, alla creazione di questo portale telematico che in realtà diciamo, è stato più un passaggio da un portale ad un altro, perché noi già dal 2000 avevamo a nostra disposizione un sistema gestionale delle pratiche edilizie che inizialmente non era un vero e proprio gestionale, perché era diciamo, semplicemente un sistema che ci consentiva di rubricare numericamente le pratiche e inserire alcune informazioni come dati territoriali e dati anagrafici. Poi questo sistema, diciamo che abbiamo ritenuto che fosse un po' obsoleto e quando ci è stata proposta la possibilità di passare quindi a un vero e proprio SUE telematico, quindi uno sportello telematico, quindi conforme alla normativa attuale, abbiamo pensato quindi di buttarci e di capire come, diciamo, passare da un sistema ad un altro, un sistema che era nato soltanto per rubricare, diciamo, i fascicoli edilizi. Dopodiché è diventato un semi sistema diciamo, di documentale, però non era sufficiente, ecco, per essere conforme alla normativa vigente. Quindi questo SUE di area vasta diciamo, l'abbiamo analizzato e abbiamo individuato gli obiettivi che vedete in questa slide, ovvero ci siamo resi conto che con questo SUE, che era gestito con un portale telematico di front office e quindi un back office abbastanza completo, e quindi ci consentiva un processo completamente digitalizzato. Quindi la pratica viene inoltrata dal professionista e arriva completamente telematica all'interno del nostro sistema gestionale interno e quindi nel back office. E quindi diciamo ci siamo preoccupati di strutturare un back office che sia di supporto alla gestione delle varie fasi del procedimento, il cosiddetto workflow. Il workflow è fondamentale nella gestione delle pratiche edilizie per un comune. Tenete conto che i workflow nei sistemi, diciamo, nei sistemi, questi sistemi digestionali, devono essere devono consentire un'elasticità molto elevata, perché capite bene che, quando si parla di un comune molto grande, come per esempio Bari, dove siamo circa all'interno del SUE una quarantina di tecnici, tra responsabili, dirigenti e istruttori. Invece, se pensate a un comune molto più piccolo, dove solitamente ci sono due o tre, diciamo, due o tre tecnici che devono gestire alla fine tutto, ovviamente il workflow e quindi diciamo, il costruirlo in aderenza alle esigenze e alla tipologia di struttura che è presente all'interno del comune è fondamentale. E quindi la versatilità di questo sistema è sicuramente, diciamo, ci ha aiutato non solo noi, ma anche gli altri comuni di area vasta, ad implementare e a costruirlo e a, diciamo, disegnarlo proprio sulle proprie esigenze. Infatti vi volevo dire che comunque questo SUE di area vasta interessa non solo il comune di Bari, ma ben 42 comuni della provincia di Bari. E quindi vi stavo parlando della facilità di personalizzare i flussi. Quindi, ad esempio, abbiamo la versatilità con la quale si possono anche creare flussi che non sono procedimentalizzati diciamo, all'interno di una normativa. Per esempio, non solo all'interno di una normativa, ma anche in funzione degli incarichi e delle mansioni che ha quella struttura tecnica. Ad esempio, noi rilasciamo dei nulla osta particolari per le dichiarazioni di inizio lavori per le linee elettriche, e questo non è procedimentalizzato all'interno, per esempio, del DPR 380, non è un'attività propria del SUE, però attraverso questo sistema siamo riusciti in maniera molto versatile, molto attiva e veloce a creare questo procedimento gestionale generico che ci consente non solo di fare questo, ma di fare anche tante altre cose, deroghe, canne fumarie. Quindi ecco, la versatilità di un sistema informativo e un sistema gestionale delle pratiche è molto importante per poter andare incontro alle gestioni,
alle esigenze dei singoli comuni che molto spesso sono molto varie. E poi abbiamo quindi il fascicolo del professionista che all'interno di una sezione Le mie pratiche, una volta che invia telematicamente in formato XML la pratica edilizia, ha la possibilità di verificare lo stato di avanzamento della pratica, chi è l'istruttore, chi è responsabile del procedimento, vabbè, quello viene automaticamente inviato al momento della trasmissione della pratica, c'è una PEC automatica dove individua il responsabile del procedimento e però all'interno di questo fascicolo del professionista nelle mie pratiche abbiamo quindi che il professionista può controllare l'iter della pratica. Là arrivano tutte le comunicazioni di richiesta di integrazione, magari di dinieghi o comunque di interlocuzioni o richieste, diciamo, di vario tipo. E all'interno della sezione Le mie pratiche, il professionista può anche inserire delle proprie comunicazioni che vanno automaticamente all'interno del fascicolo. In questa maniera noi gestiamo la pratica e integriamo tutto quanto all'interno del procedimento telematico e della pratica telematica senza avere necessità di andare al di fuori del sistema di back office e quindi abbiamo una maggiore velocità di risposta e di interlocuzione con il professionista. Il sistema di su di Aravasta ci consente anche di mettere, diciamo, di pubblicare un registro pubblico e attraverso, diciamo, la possibilità di interrogare il SIT, nel SIT abbiamo anche l'interlocuzione di tutte le pratiche presentate e quindi possono essere visualizzate all'interno del SIT. Questa possibilità noi l'abbiamo perché sia il SUE di Aravasta, il portale telematico, che il SISTE è gestito dalla stessa, diciamo, dalla stessa software house. Quindi noi abbiamo lo stesso pacchetto che ingloba non solo il SIT, non solo il SUE, ma anche il protocollo. Quindi abbiamo questa fortuna di avere un unico contenitore che ci consente di gestire questi tre ambiti importanti per i comuni. L'infrastruttura, infatti, quindi vi avevo accennato che l'infrastruttura del SUE di Aravasta è un'infrastruttura che è un'unica piattaforma comune a tutti i 42 i comuni della città metropolitana di Bari. E ovviamente, proprio per questa variabilità però delle esigenze e delle configurazioni strutturali e di personale dei vari comuni, questa interfaccia ha la capacità di adeguarsi alle singole esigenze dei singoli comuni. Poi abbiamo i servizi che sono fruibili in modalità SIS, cioè sono servizi che non, cioè non ti, noi non abbiamo, non dobbiamo preoccuparci della gestione dell'infrastruttura perché non è in cloud. E abbiamo una separazione logica by design tra il front office, che è il professionista, e il back office, che invece è l'operatore comunale, che comunica tramite un'interfaccia standard XML della pratica. Quindi effettivamente l'interfaccia consente al professionista di inviare anche diciamo, informazioni molto corpose attraverso un file XML. Questo sistema ci consente anche l'integrazione con sistemi terzi per ottimizzare i processi e disporre di atti aggiornati. Noi abbiamo i dati catastali che sono presenti nel SIT che li utilizziamo all'interno del back office di Aravasta per quanto riguarda il SUE. Abbiamo come comune di Bari, soltanto purtroppo gli altri comuni non sono ancora arrivati ad avere un SIS toponomastica che è stato riconosciuto e quindi un civilario unico comunale sulla quale si basa sia il SIT che il SUE. Abbiamo un SIS di protocollo che ci consente di la protocollazione automatica di tutte le PEC inviate e ricevute e fascicolano la pratica, quindi capite bene che tutta la fase di protocollazione manuale, non solo delle istanze che arrivano, ma anche di tutte le comunicazioni, l'abbiamo bypassato perché tutta questa procedura all'interno del back office del SUE avviene automaticamente. Quindi quelle risorse che una volta venivano impiegate esclusivamente per una protocollazione, quindi mettere l'oggetto e i destinatari, invece con la procedura di back office di questo SUE automatizzata abbiamo snellito questa modalità e questa fase di costruzione diciamo,
del fascicolo telematico, del fascicolo edilizio, e quindi abbiamo potuto rafforzare i controlli di back office su altre procedure che sono importanti per definire correttamente un procedimento telematico di una pratica edilizia. E poi abbiamo anche PagoPA, che è il nodo regionale della Regione Puglia, attraverso il quale possono essere fatti i pagamenti di segreteria e il costo di costruzione per i permessi di costruire delle pratiche edilizie. Sul suo di Aravasta, attualmente i procedimenti che abbiamo attivato sono la segnalazione certificata di iniziativa asseverata, la segnalazione certificata di iniziativa asseverata alternativa al permesso di costruire, la SCIA pubblicità, la comunicazione inizia lavori asseverata, il permesso di costruire e le autorizzazioni paesaggistiche semplificata, ordinaria e in sanatoria, nonché la segnalazione certificata di agibilità e i procedimenti gestionali generico. Allora, come vedete qua, diciamo, ovviamente il SUE non si occupa soltanto e strettamente delle pratiche edilizie così come definite nel DPR 380. Perché molto spesso, specialmente nei comuni, gli uffici tecnici hanno anche, diciamo, hanno anche l'obbligo di rispondere attraverso un mansionario a determinate altre modalità, altre, diciamo, pratiche che devono essere attivate, anche se non sono strettamente del SUE. Ad esempio, qua vedete che noi abbiamo attivato la SCIA di pubblicità perché abbiamo, diciamo, nel nostro mansionario l'obbligo, diciamo, la competenza per quanto riguarda le scelte di pubblicità. E in questo caso, quindi, il sistema ha dimostrato la sua versatilità perché ci ha consentito di implementare quindi questo servizio all'interno del SUE di Area Vasta, del portale dello Sportello Unico per l'Edilizia. Per quanto riguarda, ad esempio, invece, l'autorizzazione paesaggistica, tutti voi sapete che l'autorizzazione paesaggistica, per esempio, per i permessi di costruire nel modello unico nazionale è un semplice subprocedimento. Però, purtroppo, poiché all'interno della nostra struttura non siamo, diciamo, articolati in maniera tale che queste due procedure, che per legge devono essere separate, diciamo, vengono trattate proprio in modo separato. Fermo restando però la possibilità all'interno del back office di poi collegare i due procedimenti che sono comunque collegati tra loro, quindi c'è proprio la funzione di collegare procedure e alla fine ovviamente il permesso di costruire ingloberà anche l'autorizzazione paesaggistica, perché in questo caso il permesso di costruire è il provvedimento unico che deve essere rilasciato dall'amministrazione. Poi abbiamo questi procedimenti gestionali generici che sono stati un po' la panacea per il nostro ufficio perché ci consentono di gestire tantissime cose che, diciamo, normalmente gestiamo in modo cartaceo, e ad esempio la presentazione e il deposito delle strutture che poi inviamo telematicamente alla città metropolitana, quindi alla provincia, oppure la gestione di deroghe per ad esempio canne fumarie, perché noi abbiamo anche, diciamo, abbiamo come mansionario anche quello di rilasciare le deroghe per canne fumarie, oppure le in nulla osta per le linee elettriche, e quindi con questo procedimento generico noi possiamo digitalizzare anche procedure che non sono all'interno propriamente del portale SUE. Per quanto riguarda diciamo la piattaforma di servizi, quindi abbiamo detto che abbiamo un front office che è raggiungibile attraverso l'indirizzo che vi leggete, quindi gov.ba.it/sue. E poi abbiamo un back office che invece è riservato all'accesso interno al comune. E poi abbiamo una funzione import pratiche, che è una funzione riservata per i comuni che migrano da una precedente piattaforma di gestione delle pratiche edilizie. Ecco, questo è uno dei problemi che normalmente i comuni devono affrontare, perché anche se, cioè, oramai nessun comune diciamo, non ha una gestione delle pratiche edilizie, diciamo, non telematica, però ha un gestionale che gli consente di anche inglobare diciamo, documenti che sono cartacei, quindi informatizzare parte della procedura e parte della documentazione all'interno del fascicolo edilizio. E il problema serio in queste situazioni è quello della migrazione dei dati. E
E la migrazione dei dati è un'attività importantissima perché quando diciamo, si decide di passare da un portale a un altro, e noi abbiamo deciso nel 2019 di passare a questo portale, quindi noi dal 2019 abbiamo pratiche che sono totalmente telematiche, abbiamo, diciamo, il problema della importazione di tutte le informazioni presenti nel vecchio sistema. E questo è un lavoro molto complesso perché interessa sia la società uscente che quella che entra e quindi far colloquiare le due banche dati, quindi creare una relazione, la cosiddetta semantica dei database, quindi poter cercare diciamo, di far migrare tutte le informazioni precedenti nel nuovo sistema. E questa è un'attività molto impegnativa, qualunque sistema si usi. Ed è fondamentale perché in questa maniera le informazioni che poi noi riusciamo a esternare sul portale, quindi quell'archivio pubblico, consentirebbe anche di esternare anche le indicazioni e i riferimenti delle pratiche precedenti al portale nuovo. Ecco, vi faccio vedere questo, anche se si legge abbastanza piccolo, questo è il portale di egov.ba del comune di Bari o comunque dell'area metropolitana di Bari. E questa invece è la prima, diciamo, pagina del nostro gestionale che si chiama Cross. Quindi, come vedete, c'è in azzurro la citazione delle pratiche, quindi lì abbiamo l'elenco di tutte le pratiche che vengono presentate giornalmente, c'è un amministrativo che le prende in funzione della tipologia, l'assegna ai diversi responsabili. Poi abbiamo la gestione e la gestione è in capo quindi al singolo istruttore, alla singola POS o al singolo direttore che all'interno della scrivania virtuale ha tutte le pratiche che deve comunque gestire. Poi abbiamo invece il sistema di alert che ci consente anche di tenere sotto controllo i tempi dei procedimenti, perché sapete benissimo che comunque bisogna tener conto anche del fatto che tutte le procedure hanno dei tempi stabiliti. Abbiamo anche, diciamo, la possibilità di estrarre i tempi dell'istruttore attraverso delle interrogazioni e una cosa, diciamo, che abbiamo implementato da poco, l'estrazione random del 20% dei procedimenti delle CILA, perché tenete presente che noi a Bari annualmente abbiamo circa una 10.000 CILA e di queste noi vediamo soltanto il 20% per una scelta dell'ufficio e quindi abbiamo un'estrazione random di questo 20% di CILA. Allora, che cosa però stiamo facendo adesso? Noi stiamo analizzando con molto interesse il sistema camerale di Imprese in un giorno, che ci consentirebbe quindi di avere un portale telematico di front office unico a livello nazionale e mantenendo però il nostro sistema di back office attraverso il sistema di area vasta. E questo ovviamente ci consentirebbe di avere quindi un'interfaccia comune per tutta Italia e quindi cercare di non fare impazzire, diciamo, il professionista con procedimenti che variano da comune a comune, cosa che purtroppo qua in Puglia c'è, non esiste un sistema MUDE come in Piemonte, ecco. Ogni comune ha la propria tipologia di portale con una metodologia di inserimento della pratica, di modulistica completamente differente, ma non modulistica nazionale, modulistica nel senso di dichiarazioni, di comunque tipologie e di formati di file per quanto riguarda gli elaborati progettuali o i documenti o le relazioni. Quindi una uniformità è sempre auspicabile e in Puglia in questo momento non c'è questa uniformità. Per quanto riguarda infine i software in uso, abbiamo una pubblicazione su GitHub del Comune di Bari in accordo con le linee guida di acquisizione di uso del software PA e quindi diciamo, stiamo anche lavorando su questi aspetti. Ecco. Quindi diciamo che adesso vi ho raccontato un po' come quello che abbiamo fatto per passare quindi per questo nuovo portale. Se avete qualche domanda, ditemi. Io comunque ho finito, quindi adesso dovrebbe intervenire Bamuccini. Sì. Buongiorno.
Grazie. Buongiorno a tutti, salve. Sì. Perfetto. Ancora non vedo. Ecco. Perfetto. Bene, credo che direttamente l'ingegner Vannuccini, e ringraziamo l'ingegner Portone per la presentazione. Buongiorno a tutti, sono Gianluca Vannuccini del Comune di Firenze. Io sono, a differenza degli altri colleghi, lavoro alla Direzione Sistemi Informativi e sono dirigente del Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche, che quindi mi occupo dei servizi online, delle applicazioni diciamo, di front-end, quindi più lato front office digitale. Il progetto di cui parlo è il progetto Piattaforma Edilizia Ambiente, che il Comune di Firenze ha portato avanti nell'ambito del PON Metro, sull'asse 1, sul Comune di Firenze. E questo progetto in realtà è un progetto composto da tanti elementi, in particolare è un progetto di finanziamento circa 3 milioni e 8 che ha prodotto N sottoprogetti molto importanti. Diciamo tutto parte dai dati, se vogliamo partendo dall'alto, dati quindi di base georeferenziati, documenti digitali o da digitalizzare, l'ambito è quello dell'edilizia, dell'urbanistica, del verde pubblico e del catasto. A fronte di questa razionalizzazione dei dati, che cosa abbiamo come output? E quindi come sottoprogetti dentro questo framework che sta sotto il nome di piattaforma edilizia ambiente. Il sistema di regolamento urbanistico e quindi dei nuovi piani operativi che è stato messo in produzione ormai diversi anni fa con un'interfaccia web responsive e con delle API che permettono di interfacciare i regolamenti, i vincoli di regolamento urbanistico da applicazioni esterne e da web application, appunto, sia internet che è su internet. Questo sistema ovviamente è in corso di lavorazione, di evoluzione nell'ambito della nuova pianificazione urbanistica delle città. Un altro item che è dentro questo framework progettuale è il mondo del verde pubblico. Noi avevamo un'importante georeferenziazione di dati nell'ambito del verde pubblico e l'abbiamo ripresa e valorizzata nell'ambito del PON Metro con un sistema informativo del verde pubblico vero e proprio che è fatto sullo stesso principio della parte del regolamento urbanistico, quindi un sistema disaccoppiato con delle API e dei web service standard per l'esposizione dei dati. E su questo sistema abbiamo anche inserito N servizi al pubblico, in particolare degli open data, dei sistemi web GIS e servizi online di donazione degli alberi e di alberi nuovi nati, fatti fra l'altro dai nostri colleghi in house su PHP. Tutto questo framework del verde, come vedete, questa piccola coppa che si vede sotto, ha vinto, diciamo, il premio Agenda Digitale a fine del 2019. È stato presentato come progetto Firenze Green Smart City in un unicum e quindi è stato anche riconosciuto appunto questo importante premio a parte dell'agenda dell'Osservatorio del Politecnico di Milano. Il terzo pilone di attività, che è quello di cui si parla in particolare questa mattina, è il mondo dell'edilizia e pura dell'urbanistica e quindi questa piattaforma edilizia ambiente che si compone fondamentalmente di un front office, di un back office e di un sistema di dematerializzazione. Il tutto è rivolto ovviamente a cittadini e professionisti, come tutti sappiamo nell'ambito di questo webinar, quindi architetti, geometri e così via. Gli attori di questo progetto, da parte dell'edilizia, sono quelli che vedete in questa slide. Per quanto riguarda il front office, abbiamo proceduto con l'8.4, quindi Almaviva. Per quanto riguarda la parte di back office, con SGI, con Municipio Engineering, sulla dematerializzazione stiamo lavorando con TIM e sull'8.1. E diciamo, per quanto riguarda tutta la coesione con gli enti riusanti, noi stiamo lavorando con Silfi Linea Comune, che è la nostra società in-house, si chiamava Linea Comune, poi è stata fusa dentro la società Silfi, che è fondamentalmente la nostra società in-house di gestione dei servizi digitali sul territorio. Quindi questi sono i soggetti principali coinvolti e le macro aree di attività sono queste che vedete, quindi la piattaforma edilizia ambiente di front office, quindi tutta parte di servizio online e app, la parte di back office, quindi gestionale dell'edilizia, il sistema di dematerializzazione degli atti, connesso ovviamente agli altri due front e back, e questo processo di riuso e di supporto al riuso e di spiegamento presso gli enti del territorio. Ovviamente uno degli attori principali è la Regione Toscana, anche perché dentro questo progetto, questa è un po' un'architettura
schematica che fa vedere tutti gli elementi del sistema, noi abbiamo una parte di front che è fisicamente installata presso il centro servizi di Silfi, quindi è multiente per sua natura e che prevede un'app, un'area web e n servizi online che dopo descriverò. Questo sistema è connesso a vari backend di dati in real time, quindi cartografia, la parte di immobili, il diario, la toponomastica, il catasto, laddove è necessario. Via degli RFC standard di Regione Toscana coopera con il sistema nodo regionale del CART, che diciamo cooperazione applicativa Regione Toscana, che è un nodo, questo SEM che vedete, che è diciamo lo snodo di dialogo fra front e back, e è anche lo snodo di dialogo fra i vari sistemi e gli enti terzi. Quindi il tutto avviene in cooperazione applicativa secondo degli standard che sono definiti dalla Regione Toscana e che seguono ovviamente anche la modulistica nazionale e regionale. Per quanto riguarda la parte di back, invece c'è questo gestionale che per noi è il cuore un po' di tutto anche il lavoro, in quanto il Comune di Firenze aveva un gestionale pratiche edilizie molto datato e che sedimentava un'attività di più di 15 anni digitalizzata e che quindi aveva bisogno di un forte rinnovamento anche in termini infrastrutturali e tecnologici. Quindi questo sistema è il cuore alla base dell'erogazione di tutti i servizi che poi sono sul front, che ovviamente sono tutti connessi ai dati che stanno sul back. E c'è poi un legame molto forte con la dematerializzazione delle pratiche edilizie, che consiste fondamentalmente in un modulo software che interopera con il gestionale di back office e con ovviamente attività di dematerializzazione delle pratiche che è in corso, come dicevo. E che quindi fa uso anche di un approccio ibrido cloud on-premise. E quindi questo, diciamo, il tutto poi va a interoperare, come dicevo, con enti terzi che sono appunto i classici, in particolare nel nostro caso è molto importante anche il raccordo che abbiamo proprio in questi giorni con la sovrintendenza, con cui appunto stiamo definendo un approccio full digital per riuscire a non scambiarsi proprio definitivamente carta loro e quindi stiamo anche lavorando insieme a loro proprio a livello di connettività, postazioni, monitor necessari in modo da definire l'intero flusso completamente digitale anche con loro e questo ovviamente è un plus che si ritrovano anche poi tutti gli altri enti usanti e nell'ambito anche degli enti con cui si collabora in Regione Toscana. Quindi questo è un po' lo schema generale del sistema. Per quanto riguarda il front consiste in un portale, diciamo che è l'area, diciamo, l'edilizia, che è un'area web, come chiamiamo noi, dove fondamentalmente l'utente vede le proprie pratiche, un approccio molto GIS-oriented, quindi basando i dati sulla parte georeferenziata. Circa 23 servizi online, poi via via a volte vengono accorpati anche a seconda degli aggiornamenti della modulistica, ma insomma più o meno questo è il numero. Per le varie pratiche, servizio di visura cartacea digitale connesso, come si diceva, come si vedeva prima, alla infrastruttura di dematerializzazione, poi, quindi permette la richiesta del servizio on demand e on the fly della pratica digitalizzata o da digitalizzare, e un'applicazione mobile, per permettere al professionista di svolgere alcune funzioni direttamente da cantiere e poter vedere appunto le proprie informazioni che servono o chiedere comunicazioni di base minimali che si possono fare da un'app direttamente sul cantiere. I principi appunto sono questi che dicevo, quindi standard nazionali per lo sviluppo di web e applicazioni. Fra l'altro abbiamo fatto anche un co-design su questo progetto con dei professionisti dell'edilizia che ha seguito le linee guida di design dei servizi pubblici nazionali. Mi sembra è stato fatto un webinar un po' di qualche mese fa anche su questo argomento e quindi abbiamo coinvolto un team di professionisti e siamo in contatto con i vari ordini del territorio con cui fra l'altro collaboriamo anche sul tema degli open data per condividere con loro anche via via le evoluzioni. L'importanza della ricerca delle pratiche immobile centrica più che procedimento centrica, quindi in questo mondo molto spesso provenendo dal concetto di sportello unico, l'attenzione si focalizza sul procedimento, sugli end procedimenti, piuttosto che sull'oggetto georeferenziato, mentre nel nostro caso abbiamo fatto molta attenzione a dare molta importanza alla georeferenziazione perché poi di fatto ci ritroviamo una potenzialità di analisi del territorio e del patrimonio urbanistico edilizio enorme appunto in più come plus dal progetto.
In particolare, diciamo, per quanto riguarda, diciamo, sul portale è possibile, sull'area web è possibile fare queste funzioni di base, quindi ricerca delle pratiche, la storia dell'immobile, notifiche, gestione delle pratiche. Stiamo lavorando anche per esporre notifiche su IO, sempre, diciamo, via API standard. E c'è questo anche, sperimentazione di chatbot che abbiamo fatto insieme ad Almaviva e Almawave, che ci ha permesso appunto di fare una prima, primo test nell'ente, con i nostri colleghi, di utilizzo di un chatbot per, ovviamente l'obiettivo è quello di razionalizzare il desk di primo livello tramite appunto tecniche di machine learning, e quindi abbiamo fatto un periodo di addestramento ci siamo focalizzati su alcuni procedimenti, ovviamente non su tutti perché non era banale anche con i nostri colleghi di urbanistica avviare questo lavoro nuovo per tutti di addestramento del chatbot. Quindi abbiamo lavorato insieme ad Almawave, Almaviva e i nostri colleghi, abbiamo realizzato appunto questo servizio sperimentale che fa utilizzo di questa tecnologia appunto di Almaviva, che è usata, diciamo, in questo modulo as a service dentro questa infrastruttura. Per quanto riguarda l'invio dei servizi online, le pratiche, quindi i servizi online che prevedono invio di istanze e pagamenti, sono quelli classici che tutti voi conoscete, che sono stati già descritti anche negli altri incontri, negli altri interventi. Questi sono, diciamo, l'ambito dei procedimenti coperti. È molto importante anche l'ambito dell'ambiente, perché ovviamente in particolare, diciamo, c'è una forte interazione con la nostra direzione ambiente, tra l'urbanistica e ambiente, quindi c'è non a caso la piattaforma appunto riguarda anche il mondo dell'ambiente, già dal nome, e questi sono appunto i procedimenti che sono coinvolti, che sono stati anche elencati negli interventi precedenti dai colleghi. Eventi correlati, quindi la possibilità di coprire comunicazioni tra mobile o tra web e back office per quanto riguarda questi eventi correlati. E la parte di visure, che è fondamentalmente una richiesta di visura della pratica, con possibilità poi di fare l'appuntamento o di ricevere, diciamo, la pratica se direttamente, insomma, già presente in formato digitale. Per quanto riguarda l'app, le informazioni di base sono quelle appunto sullo stato della pratica, le funzionalità sono stato pratiche, notifiche push, scadenze, ricerche le pratiche con mappa in realtà aumentata, una sorta di, diciamo, semplificazione di realtà aumentata per poter vedere le mie pratiche nel territorio, sulla città, e la visura e i vincoli urbanistici. Questo è stato, per esempio, un elemento che ci hanno chiesto i colleghi, diciamo, professionisti che abbiamo incontrato in co-design, che hanno chiesto di inserire dentro l'app la possibilità di fare una consultazione diretta sul cantiere dei vincoli urbanistici. E questo è, diciamo, una esposizione in web service della piattaforma, se vi ricordate nella prima slide, del regolamento urbanistico, quindi espone dei web service geografici dentro l'app e permette appunto di fare una consultazione temporale dei vincoli della zona in cui si trova il professionista in quel momento. Gli standard nazionali che sono stati presi a riferimento, ovviamente, sono quelli di base classici, e abbiamo introdotto tecnologie che per noi era importante, diciamo, per aggiungere, per rinnovare un po' anche a livello infrastrutturale, quindi l'uso di Elastic per l'indicizzazione dei dati catastali, la ricerca in tempo reale e una user interface più evoluta, l'utilizzo di tecniche evolute di georeferenziazione e di anche, diciamo, attenzione sulle geometrie degli interventi edilizi, comunicazioni RESTful e l'utilizzo di WSO2 come API Management System, che poi ci sta servendo un po' su tutti i vari fronti di sviluppo dei servizi digitali dell'ente. La piattaforma appunto è una piattaforma che ha questi vantaggi, alcuni intuibili fondamentalmente, altri che sono via via in corso di dimostrazione sul campo, via via che appunto la evolviamo. Per quanto riguarda la parte di back office, e poi vado a chiudere, diciamo, questo sistema gestionale è quindi incentrato molto sul tema della cartografia, sul tema della gestione documentale evoluta, sull'interoperabilità e sulla gestione del workflow. Quindi questi sono, diciamo, i focus principali. Per esempio, è integrato con la nuova infrastruttura di conferenza dei servizi regionale che Regione Toscana sta sviluppando, quindi via via che ci sono degli asset regionali importanti con cui è importante interoperare, estendiamo, diciamo, lo sviluppo sul back office per poter permettere una migliore interoperabilità e per rendere questo sistema sempre più performante.
Quindi, come dicevo, un'attenzione alla parte cartografica anche dalla parte di back, del back office, una digitalizzazione con degli standard di interoperabilità CMIS, quindi con degli ECM, con dei sistemi di gestione documentale standard basati su Alfresco come Document Management System. Anche questo è un prodotto che intendiamo via via sviluppare con gli altri gestionali che abbiamo documentali in modo da sfruttare, se vogliamo, questi nuovi progetti innovativi per rinnovare anche a livello architetturale l'intera infrastruttura digitale dell'ente. La parte di workflow fa utilizzo di questo framework open source di notazione dei business process, dei processi di business, che diciamo, permetterà anche di accrescere nuove competenze ai nostri colleghi anche dell'urbanistica per mappare e diciamo, mettere in modo algoritmico, diciamo così, i propri processi organizzativi e amministrativi. La dashboard dell'operatore è fondamentalmente lo strumento di base per tutti i nostri colleghi per poter lavorare quotidianamente, quindi ricevere varie pratiche, avere tutti i vari task e assegnarli ai vari funzionari e istruttori che devono seguire le varie pratiche, le varie istanze e quindi diciamo, il monitoraggio, sapere quante pratiche sono in istruttoria, quanti tempi di lavorazione e così via. E questo è anche il meccanismo con cui si scatena diciamo, il dialogo in cooperazione applicativa con gli enti terzi oppure con o notifiche e comunicazioni all'utente su app o su area web fondamentalmente. O su PEC, laddove servono le notifiche via PEC, vengono comunque mantenute in alcune casistiche le notifiche via PEC. O come dicevo, sul sistema IO nazionale, su cui appunto stiamo anche lavorando per esporre direttamente da WSO2, tra l'altro riusando un'esperienza dei colleghi di Torino, Milano e Venezia, stiamo cercando proprio di riutilizzare i plugin di WSO2 per l'esposizione sul sistema IO. Il sistema anche gestionale è multiente, ecco magari è giova dire che questo lavoro sul gestionale è stato pensato molto su un'esigenza di un ente complesso come quello del Comune di Firenze, ma stiamo già lavorando con altri comuni limitrofi per attivare una versione più light di questo gestionale che come dicevo è multiente, quindi non ha necessità di revisioni software per poter essere diciamo, alleggerito in alcune funzioni presso alcuni enti di usanti, e quindi l'idea è quella di avere un unico front-end multi-ente su centro servizi, una istanza sul gestionale di Firenze, che quindi è più complessa, e un'istanza light multi-ente sempre su centro servizi per tutti gli enti interessati al riuso che hanno magari delle esigenze minori e che quindi possono usare questa piattaforma as a service. Il tutto, fra l'altro, è anche integrato e sarà sempre più integrato con il mondo STAR dell'accettatore unico regionale per le pratiche SUAP, in modo che tutte le pratiche interoperanti con SUAP poi saranno, diciamo, parlanti con questa piattaforma. Ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie, ringraziamo l'ingegner Vannuccini e anche in questo caso ci sono parecchi punti di contatto. Rispetto all'esperienza del Piemonte, ma magari li vediamo dopo, e passerei la parola all'ingegner Castrignanò che ci racconterà l'esperienza del Comune di Cagliari. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto ho ascoltato con molto interesse gli interventi di tutti perché evidenziano che molte esigenze le abbiamo gestite magari in tempi diversi, ma cercando di lavorare su un terreno che poi di fatto è quello comune. Io ricordo che quando ho cominciato a lavorare, a pensare a un sistema di un sistema informativo dedicato al mondo dell'edilizia privata e pianificazione territoriale, guardai con molto interesse il MUDE della Regione Piemonte, quindi sono partito da lì diverso tempo fa. Io attualmente mi occupo di sistemi informativi, di smart city e sono il dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica, ma per 5 anni sono stato anche dirigente del Servizio Edilizia Privata e anche pianificazione territoriale, quindi l'urbanistica e l'edilizia messi insieme. È stata un'esperienza molto importante perché mi ha consentito di capire tutte le dinamiche che avvengono all'interno di due uffici o di due servizi così strettamente correlati come l'urbanistica e l'edilizia privata e analizzare quali erano i rapporti tra
i vari uffici e tra gli uffici e la cittadinanza, quindi tutti i portatori di interesse, è stato determinante nel far sì che cambiassimo sistema. Quindi è un progetto che, intanto una breve panoramica che riguarda, diciamo così, il percorso di trasformazione digitale. Non mi dilungherò su questo tema perché è stato oggetto anche di tante altre riunioni che ci hanno visto anche insieme. Intanto il percorso di trasformazione digitale ha sempre visto la pubblica amministrazione come fattore di impedimento alla semplificazione, allo snellimento della procedura. E invece adesso il digitale ha disegnato il modo in cui costruiamo le relazioni, ha ridefinito le modalità con cui lavoriamo e per questo motivo stiamo mettendo alla base tutta una serie di strategie legate alla digitalizzazione, volte proprio a supportare l'innovazione dei servizi. La transizione al digitale di ogni amministrazione è una sfida di tipo organizzativo, ancora prima che tecnologica. Quindi nella nostra strategia digitale e in generale in quella di tutti, come ho visto anche dagli interventi che mi hanno preceduto, c'è grande attenzione alla fase di reingegnerizzazione interna dei procedimenti amministrativi. Quindi prima dobbiamo riorganizzarci, riorganizzare i nostri processi, solo dopo possiamo utilizzare la tecnologia per erogare determinati servizi di tipo digitale. Anche Bari, ma ho visto anche il Comune di Firenze, hanno basato, insomma, i loro strumenti finanziari sul PONMETRO 2014-2020. La nostra attività è essenzialmente basata su questi strumenti finanziari, tutta l'attività nel mondo dell'agenda digitale e quindi anche dentro la parte di digitalizzazione dei processi, di tipo edilizio, ma anche di altre aree tematiche. E pertanto, per questo motivo, i progetti all'interno rappresentano una piattaforma abilitante per tutte le azioni che stiamo portando avanti in tema di agenda digitale. Nel piano operativo di Cagliari c'è molta attenzione quindi alla rigenerazione dei processi, ma anche all'interconnessione e all'utilizzo di tecnologie che consentano effettivamente di adottare le piattaforme abilitanti come ANPR, SPID, PagoPA, l'utilizzo del cloud computing anche nell'acquisizione delle nuove piattaforme applicative verticali, quindi quelle che sono messe a disposizione dell'edilizia privata, piuttosto che i tributi, piuttosto che qualunque altro tipo di piattaforma verticale, un grande interesse per l'integrazione e interoperabilità tra banche dati e le applicazioni verticali è la standardizzazione e centralizzazione dei sistemi di gestione dati. All'interno, infatti, di questo piano operativo ci sono delle parti più prettamente infrastrutturali, che sono per così dire trasversali, all'azione che si sta svolgendo invece in maniera verticale. In particolare mi riferisco nella parte di standardizzazione e centralizzazione dei sistemi di gestione dati a un sistema che si chiama interfaccia dati unitaria, che consente poi di far dialogare tutti gli applicativi verticali e poi esporre, utilizzando un dato certificato e verificato e quindi anche validato dalla stessa amministrazione, esporre poi tutti i servizi attraverso le opportune interfacce. Questa slide fa parte di un video che abbiamo mandato in onda diverso tempo fa. Ripeto, il progetto è nato nel 2013, però è stato inserito, diciamo così, è partito ufficialmente nel 2015, quindi un po' di tempo fa, quando tante attività stavano partendo, non c'era il grado di consapevolezza che c'è oggi, sia per quanto riguarda la parte di tecnologia, sia per quanto riguarda anche la parte proprio di processo. Quindi il concetto era, quando sono arrivato all'edilizia privata, nel lontano 2011, la difficoltà principale era la barriera che si frapponeva tra chi doveva presentare una qualsiasi istanza e l'amministrazione, ma proprio in termini di due mondi diversi. Da una parte c'è l'amministrazione che si arrocca in una posizione dove dice tu presentami l'istanza, poi vediamo, io ti rispondo entro tempi che magari non sono definiti. Dall'altra, il senso di esasperazione da parte di molti utenti che invece avevano bisogno di certezza dei tempi e di risposta da parte della pubblica amministrazione. Quindi è
È necessario ripensare radicalmente questo tipo di rapporto e abbattere il muro che il cittadino percepisce quando entra in contatto con la pubblica amministrazione. Allora, intanto il punto fondamentale, come abbiamo detto, è l'aspetto organizzativo. Mi sono occupato tante volte di analizzare con i miei ex collaboratori, allora, dell'edilizia privata e la pianificazione territoriale, di quanto fossero complessi i procedimenti. La prima cosa che fa un dirigente quando arriva in un posto nuovo è diciamo, interrogare tutti i propri collaboratori e farsi spiegare quali sono, insomma, le procedure che sono in atto. E effettivamente c'erano anche dei processi descritti nel manuale di qualità, però erano sostanzialmente poco comprensibili. E se non erano molto comprensibili a me che arrivavo da esterno, diciamo così, appena all'interno di un servizio così importante, potete immaginare che cosa poteva risultare agli occhi dell'utente. Quindi i procedimenti eccessivamente burocratici astrusi, mille strade per arrivare, non si arriva mai a destinazione. E quindi l'idea, da qui l'idea. Allora abbiamo un sistema, avevamo un sistema abbastanza antico in cui il sistema di gestione di back office delle pratiche edilizie era uno strumento tutto sommato molto primordiale. Era un grande contenitore, un contenitore non tanto strutturato, ma dentro c'era molto anche un preconcetto da parte anche del tecnico istruttore e anche del tecnico esterno, in questo senso. Intanto un'incertezza normativa che non consentiva di far dialogare le parti, per così dire, nella stessa maniera. A quel punto bisognava necessariamente definire in modo chiaro e univoco che i procedimenti dovevano essere necessariamente semplificati e necessariamente resi edotti all'utente e quindi trovare quel canale di comunicazione che consentisse effettivamente di risparmiare tempo e di avere un servizio erogato di qualità, quindi un nuovo modello di gestione dei processi con l'aiuto della tecnologia. Ecco quindi che all'interno del Pometro, diciamo, portiamo avanti un progetto che si chiama evoluzione organizzativa, quindi a significare sempre la parte organizzativa dei servizi di edilizia privata e pianificazione territoriale. È un appalto che vede un RTI a capo di questo appalto che è costituita da tre società, la Prost, la Maggioli e la Stark. È un progetto, se vogliamo, complesso perché l'esigenza e quindi gli obiettivi del processo di riorganizzazione basati sulle esigenze di quel tempo erano particolarmente forti. È particolarmente legate alla trasparenza, al fatto di poter misurare, monitorare i tempi del procedimento e a poter dare sempre risposte certe e mai duplicate. A chi non sarà capitato di interfacciarsi con la pubblica amministrazione, in particolare nel mondo dell'edilizia, dove quando c'è una pratica che viene presentata, l'amministrazione poi ti chiede più volte magari le stesse cose, o diciamo in momenti diversi ti chiede cose diverse. Ecco, quindi il punto era riorganizzare i processi affinché fossero tracciate, gestite e governate in maniera digitale e con un flusso definito ogni pratica edilizia e urbanistica presentata. Questo ha comportato il fatto che rispetto al mondo precedente ci dovessimo dotare di una banca dati digitale di tipo territoriale, cioè l'idea era quella di creare un database territoriale in cui costruire le entità digitali, queste entità digitali sono identificabili quindi nel fabbricato all'interno del quale ci sono le unità immobiliari e costruire quindi il fascicolo digitale dell'immobile, quindi georeferenziare tutte le pratiche in funzione del contenitore. Questo contenitore è l'elemento volumetrico e costituisce il nucleo della banca dati territoriale. Dicevo, il progetto è complesso perché ha avuto tre anime.
Una parte è legata al supporto del cambiamento organizzativo con lo smaltimento delle pratiche edilizie arretrate con un gruppo esterno che si è occupato di questo, la parte di innovazione tecnologica, quindi tutta la parte legata alla tecnologia, il cloud, l'interoperabilità, l'integrazione con SPID e Pago PA, e poi la parte di workflow, quindi la semplificazione, lo snellimento dei procedimenti amministrativi. La piattaforma tecnologica, abbiamo detto, è una piattaforma che è evoluta nel senso strutturato rispetto alla modalità precedente ed è una piattaforma interamente web. La piattaforma è Archiweb, si chiama Archiweb e sostanzialmente consente di avere una doppia interfaccia. Questo spiego ora che cosa significa. Nel momento in cui partimmo, quindi nel 2015, l'idea era quella di avere, un po' come ho visto in altre situazioni, il portale, diciamo, di front-end, la parte di front-end e la parte di back-office collegata. Quindi l'utente doveva presentare una pratica e doveva presentarla attraverso un portale. Queste informazioni poi venivano collegate al back office e venivano lavorate dai vari servizi. Nel 2016 la Regione Sardegna, con la legge 24, è entrata pesantemente nel mondo dell'edilizia, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, quindi la semplificazione dei procedimenti. Il 2016 era un anno importante perché ci furono tante richieste legate al mondo del piano casa e quindi la Regione Sardegna è intervenuta inserendo in quello che allora era il loro sportello unico delle attività produttive, inserendo anche il mondo dell'edilizia. Quindi il SUAP, ex legge 160, è diventato il SUAPE, sportello unico attività produttive ed edilizia. Questo che cosa ha significato? Ha significato per noi levare la parte di front-end e inserire quindi un collegamento con il mondo regionale. Quindi la presentazione per tutti i 377 comuni della Sardegna per la maggior parte delle pratiche edilizie doveva venire attraverso il front-end unico dello sportello unico delle attività produttive ed edilizia. Queste informazioni quindi poi in qualche maniera devono essere prese e portate all'interno del back office. Mi soffermo un attimo sulla parte dello sportello unico attività produttiva edilizia perché è importante dire che la legge di semplificazione ha previsto l'inserimento all'interno del SUAP e non proprio di tutte le pratiche che afferiscono al mondo dell'edilizia. In particolare sono state lasciate fuori, ovviamente, perché non era difficile gestire il mondo del condono edilizio, e tutta la parte di interazione tra i vari enti e quindi le varie conferenze di servizi che dovevano essere gestite, diciamo così, manualmente da ogni amministrazione. Però l'intervento è stato significativo, quello di poter garantire quindi su 377 comuni una piattaforma di ingresso unica, è chiaro che è stato effettivamente un'azione molto importante, soprattutto nei confronti degli utenti, e parlo preliminarmente dei tecnici, ma anche di tutti coloro che hanno approcciato al mondo della pubblica amministrazione. Quindi, qual è stata la soluzione adottata? Questo è un progetto quindi che è durato dal 2015 e finito sostanzialmente nel 2020, quindi il 7 di marzo, quindi recentemente è finito questo progetto. E ha previsto nel 2017, l'anno in cui è entrato in vigore il SUAPE, quindi lo sportello unico attività produttiva edilizia, è stato necessario creare un connettore. Questo connettore, che è una sorta di crawler, permette di scaricare ogni notte, a mezzanotte, tutte le pratiche edilizie, quindi che sono identificate come pratiche edilizie, le scarica sul nostro database, quindi fa una interrogazione a un servizio è stato messo a disposizione dalla Regione Sardegna attraverso un'interfaccia che è stata studiata insieme, scarica le pratiche e le inserisce all'interno del database territoriale.
E questo evidentemente è stato un procedimento che ha semplificato moltissimo l'attività dei dipendenti dell'edilizia privata perché si vedono già caricate le stesse informazioni che sono state caricate all'interno del tecnico, all'interno dell'interfaccia del front-end, anche in tutte le varie, in tutti i vari campi del back-office. Andando avanti, che rimangono ancora 5 minuti, come è già stato detto, qui non c'è molto di nuovo rispetto a diverse altre situazioni, altre piattaforme di cui ho sentito parlare prima. È essenziale l'utilizzo dei workflow, perché è importante tempificare le attività e sapere, ogni ruolo quanto tempo ha per evadere una certa pratica all'interno del tempo definito dalla norma. Il monitoraggio e dei tempi di carichi di lavoro, una delle cose che ho sempre sentito è abbiamo sempre un sacco di carico di lavoro, siamo troppo carichi e non riusciamo a evadere tutte le pratiche. Ecco, con questo strumento invece si è dato una mano d'aiuto molto, molto forte a tutti i tecnici e anche al dirigente che controlla e che verifica lo stato di avanzamento delle pratiche. L'utilizzo massivo della cartografia a più livelli. È una scrivania con tutte le informazioni utili per l'istruttore, quindi legate al workflow ci sono, ci sono, vengono caricate per ogni istruttore le pratiche di competenza e poi vengono inoltrate al passo successivo. Quello che è importante è dire che la banca dati territoriale è georeferenziata e a ogni mobile viene identificato un codice ecografico che poi rappresenta di fatto il contenitore, quindi il fascicolo digitale dell'immobile. In queste ultime slide vi racconto la parte finale di questo progetto che riguarda due servizi molto importanti che verranno erogati a breve tramite il portale istituzionale, quindi la richiesta di accesso agli atti e il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica. Il discorso dell'accesso agli atti ovviamente è un procedimento molto delicato perché necessariamente deve essere asincrono, essendo necessaria una valutazione dell'interesse diretto concreto attuale all'ottenimento di quanto richiesto. Pertanto è comunque fatto completamente digitale, ma comunque in modalità asincrona. Direi che sostanzialmente ho finito e sono a disposizione per tutte le domande del caso. Grazie. Grazie, grazie. Abbiamo visto, grazie anche all'ingegner Castrignano, abbiamo visto che nel frattempo è stata formulata una domanda, noi sulla chat possiamo cominciare a rispondere a quella e poi se qualcun altro volesse aggiungere delle altre domande per i vari relatori che hanno parlato, possiamo, insomma, credo si possa procedere. Cominciamo a rispondere noi ovviamente per l'esperienza del Piemonte. La domanda la riepilogo brevemente, arriva da Andrea Peri che ci chiede come sono stati affrontati dei temi legati alla dematerializzazione, alla totale dematerializzazione e citava ad esempio le richieste di accesso agli atti piuttosto che proprio la parte di istruttoria tecnica che poi deve essere fatta trattandosi di pratiche edilizie. Da parte dei comuni, quanto piuttosto le esigenze legate alla documentazione che deve essere tenuta in cantiere. Partendo da quest'ultimo, vabbè, intanto per quel che riguarda il Piemonte, possiamo dire una cosa generale, che, ma come credo per tutti, la dematerializzazione è un processo in corso, e ci siamo posti i problemi trattati, dei quali ci viene chiesto qua, e per quello che riguarda l'obbligo di tenere la documentazione in cantiere. Ad esempio, il regolamento MUDE introduce tra gli elementi obbligatori la presenza di un QR code che apposto sulla ricevuta di presentazione stanza, piuttosto che sulle tavole presentate dai professionisti e che nel caso del permesso di costruire costituiscono parte integrante del permesso, perché il permesso viene rilasciato sulla base di quelle tavole e in un processo dematerializzato non hanno più i timbri sopra che attestano diciamo, la correttezza, il fatto che le tavole su cui è stato rilasciato il permesso siano proprio quelle. Bene, il regolamento
prevede che ci sia un QR code che viene apposto sulla documentazione e nel QR code sono contenute una serie di informazioni che, una volta lette, rimandano effettivamente all'applicativo e leggono le informazioni a garanzia della correttezza delle tavole conservate. Va detto però, per dirvi le cose come stanno, che in questo momento solo una parte di questo QR code è implementata e quindi è ancora un meccanismo in divenire. Diverso per quanto riguarda la parte di istruttoria, qua forse può aggiungere qualcosa Raffaella che lavora anche, segue anche la parte di edilizia, per esempio, del comune di Torino, o comunque è in Sì. Sì, contatto con i comuni che utilizzano il MUD. sì, diciamo che prima cosa è stato detto forse un po' velocemente che il back office del MUDE si ferma, diciamo, all'accettazione della pratica, restituendo poi la ricevuta, ma non gestisce poi il flusso di istruttoria perché ci sono dei servizi di cooperazione applicativa esposti verso i SUE dei comuni. Quindi i SUE comunali si praticamente comunicano col back office del MUDE e si restituiscono informazioni che poi servono appunto per restituire al professionista. Cosa diceva Silvana? Sì, posso dire di come si stanno organizzando i comuni che già sono attivi sul MUDE, in primis il comune di Torino, che ovviamente per le sue dimensioni ha un certo grado di complessità, diciamo che non so, per quanto riguarda i permessi di costruire, a seconda dell'entità dell'opera viene ancora magari chiesto al professionista di portare la cosiddetta copia di cortesia degli elaborati progettuali per riuscire a fare un'istruttoria insomma più veloce. Ci sono comuni tipo il comune di Ivrea, anche lo stesso comune di Torino, che si sono organizzati con delle stanze di videoconferenza dove hanno preso degli schermi grandi da proiettare anche per la commissione edilizia, quindi per poter proiettare le pratiche, gli elaborati progettuali senza più invece la carta, insomma, diciamo sul tavolo. Queste sono un po' quello che ogni comune si sta attrezzando, il permesso di costruire è anche un po' l'ultima pratica che i comuni si sono, diciamo, apprestati a ricevere digitalizzata, perché in base all'iter che avevamo fatto vedere prima, insomma, dal 2011, quando le prime istanze sono arrivate, si sono aperte per le CILA. Poi successivamente per la DIA, poi sostituita dalla SCIA, poi l'agibilità, insomma adesso il permesso di costruire è quello che sta arrivando digitalizzato in queste ultime fasi e quindi i comuni si stanno, diciamo, attrezzando in questo senso. Mi sembra che sì, la domanda era stata posta in questi termini, se c'è qualche altro chiarimento possiamo provare a darlo, se no, insomma, passerei la parola per le conclusioni, visto che il tempo è scaduto. Ditemi Magari voi. posso intervenire un attimo su... Posso? Sì, Prego, prego. certo. Prego. Allora, no, per quanto riguarda la domanda sulle verifiche sui sopralluoghi per l'agibilità, ovviamente se il comune decide di fare un sopralluogo per l'agibilità, è il comune che deve portarsi tutte quante le carte che sono state inviate, quindi non c'è un problema di... la verifica viene fatta dal comune attraverso le carte che il comune stesso ha, quindi... Ecco, per quanto riguarda il sopralluogo per l'agibilità, non vedo quale possa essere il problema su una pratica telematica, visto e considerato che è il comune che si deve attrezzare affinché durante il sopralluogo ci siano tutte, abbia, diciamo, con sé tutta la pratica telematica per fare le verifiche del caso. Per quanto riguarda invece gli obblighi di presenza in cantiere di alcuni documenti rilasciati come PDC, elaborati grafici e notifica ASL, sicuramente là è un pochino più complicato. È un pochino più complicato perché per esempio, noi dal 2019 inviamo la pratica, il permesso di costruire lo rilasciamo telematicamente e lo inviamo tramite PEC con tutti quanti gli allegati firmati digitalmente dal dirigente e dal responsabile del procedimento. Quindi sicuramente la visualizzazione di queste documentazioni deve essere fatta e deve essere tenuta attraverso elaborati che sono sicuramente telematici, quindi con un tab, cioè deve essere informatica la questione, ecco, non,
non trovo altri modi, ecco. Per quanto riguarda invece la notifica dell'ASL, se c'è un controllo per esempio dell'ispettorato, l'ispettorato che deve sapere che ha messo tutte quante le notifiche correttamente, perché poi le vengono inviate, almeno qua in più vengono inviate tramite PEC, quindi con la ricezione avendo la diciamo si potrebbe risolvere agevolmente. Grazie. Perfetto. Allora, ci avviamo a conclusione. C'è un'ulteriore domanda di Corrado Sartena, a cui proveremo a rispondere per email, diciamo raccogliendo le indicazioni, delle varie risposte dei relatori. A me spetta appunto chiudere il webinar, ringraziare tutti gli ascoltatori, ringraziare infinitamente i relatori che sono intervenuti in questo periodo un po' complicato per tutti. Ma questo può essere anche un motivo di ripresa per tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie, grazie a tutti anche da parte nostra, buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti. Buona giornata a voi.